a Milano stiamo ancora attendendo gli spray al capsicum, che tutti hanno, tranne la polizia locale di Milano. Sono anni che lo stiamo chiedendo come strumento di autotutela. Quindi sul taser teniamo un velo pietoso, perché a livello ideologico si è scelta la strada di non continuare, di non dare corso alla sperimentazione di questo strumento, che sarebbe la massima espressione degli strumenti di autotutela per gli operatori. Questa organizzazione sindacale è riuscita a introdurre il distanziatore, o bastone estensibile, che a dir si voglia. Autonomamente ci siamo comprati, abbiamo regalato lo spray, quindi stiamo aspettando che venga dato a livello individuale a tutti gli operatori che prestano servizio all'esterno. E quello già è un buono strumento di autotutela, perché al momento abbiamo solamente le mani, il distanziatore e la pistola, quindi poi non si riesce a capire, ormai ci reputano capaci di avere una pistola al fianco e incapaci di utilizzare uno strumento come il taser. Quindi l'appello che dal sindacato può partire nei confronti del comune di Milano qual è? E che immediatamente vengano dotati tutti gli agenti di spray al capsicum, quindi spray al peperoncino, che è uno strumento valido per la difesa, per certi tipi di interventi che quotidianamente facciamo, perché poi ci sono quelli che vengono riportati dalla stampa, ma ovviamente lavoriamo in un ambiente molto deteriorato, molto aggressivo, dove effettivamente portare a casa la pelle tutti i giorni diventa un problema. Quindi immediatamente, senza aspettare ulteriori, perché i corsi sono stati già fatti, sono stati finiti e ultimati a marzo, quindi siamo agosto e non sono stati ancora distribuiti. Pretendiamo che almeno questo strumento, per il quale tutti gli operatori sono stati addestrati all'utilizzo, venga dato. Sul taser, questa è una volontà di tipo politico, su questo esprimo il mio dissenso, ma non posso fare nient'altro.